canzone che intrisa d'emozione il mondo aspetta il tuo sorriso fai blu il cielo è ancora blu sei tu, vai, sei bello come un re, sì, bello come il ritornello di questa canzone che io canto per te. Tagliacozzo, amministratore di Zetema e rappresentanza della Casa del Cinema, che ci ospita e lo invito a salire sul palco. Prego! Buonasera e benvenuto! E qui siamo tutti appassionatissimi della settima arte che è ripartita, il cinema, no? Che, ecco, buonasera. Forse è meglio che non lo tocchiamo, fanno tutto da loro. Buonasera. Ecco, infatti funziona. Allora, tutti appassionati del cinema, riparte, cinema che esprime cultura, che esprime industria, che è sogno, che è magia, che è parte vitale della nostra comunità. E soprattutto anche in tempi così difficili possiamo dire che può rappresentare una sorta di bene rifugio. Eh sì, come buonasera a tutti innanzitutto. E come lei stava dicendo, dopo un anno e mezzo, insomma, finalmente ci ritroviamo. Io umilmente, diciamo, vi do il benvenuto come Casa del Cinema. Grazie dell'ospitalità. La nostra società di per Roma Capitale, Zetema. E il cinema è una delle nostre attività principali, quindi, insomma, venire qui e vedere questa stupenda serata. Abbiamo cercato di fare il massimo anche con Enzo, lo sa quanti sacrifici abbiamo fatto questa settimana per rendere la location più attrezzata possibile all'evento, credo. Insomma, ci siamo riusciti. Diciamo che questo siamo bravi a farlo, quindi siamo abbastanza bravi. Bene. Allora vogliamo virtualmente tagliare il nastro di questa 11ª edizione? Partiamo. Lo faccio anche
se ci sono i rappresentanti dell'amministrazione, saluto Lorenza Fruci e saluto Antonio De Santis. E comunque sì, dobbiamo partiamo. Buona serata, un grande grazie. Applauso, grazie Remo Tagliacozzo, grazie. Iniziamo con le premiazioni, questa è una categoria che mi incuriosisce veramente tantissimo. Vi sto parlando di colui che inventa, progetta, realizza gli accorgimenti tecnici per simulare situazioni, pensate, scene dal regista, altrimenti anche impossibili, no? da rappresentare in maniera tradizionale perché è troppo costosa o forse troppo rischioso, oppure è semplicemente contraria alle leggi della natura. Sto parlando del miglior tecnico di effetti speciali 2021. E chiamo sul palco per premiare il lavoro e i lavori del dietro le quinte del cinema e della fiction la responsabile culturale della FITEL, Rossella Ronconi. Ricordo che la FITEL è la Federazione Italiana Tempo Libero. Buonasera, allora se non ricordo male, ecco da questa parte colui che andrà a premiare. Buonasera e piacere, buonasera, benvenuta. Allora ricordiamo che la federazione promuove lo sviluppo delle attività artistiche, culturali, prego, sportive, del turismo sociale, insomma un bel impegno. È un bel impegno, la FITEL la conoscete già perché sin dall'ideazione di questo prestigioso premio è stata a supporto. Sin dalla sua appunto ideazione con il regista Enzo De Camillis e l'allora presidente Luigi Pallotta, presidente della FITEL, fu felicemente pensato e ideato questo premio, un premio inedito e un premio che la FITEL tiene particolarmente perché è un premio che mette al centro il lavoro. Sì. Noi, essendo di estrazione sindacale CGIL CISL UIL, al lavoro ci teniamo molto e soprattutto in questo periodo dove tutto è connesso via web, online, ritrovarsi qua a premiare, a valorizzare il lavoro delle maestranze, quel lavoro manuale che sembra quasi invisibile in questo periodo, ma che c'è, è una grande soddisfazione. Bene, bene, allora iniziamo. Miglior tecnico di effetti speciali, la pellicola d'oro 2021 Cinema, Fabio Traversari, per il film L'Isola delle Rose, il film prodotto da Andrea Lange. Consegniamo il premio, miglior tecnico di effetti speciali, sezione Cinema. Miglior tecnico di effetti speciali, la pellicola d'oro 2021 Fiction, Maurizio Corridori, per la serie La Luna Nera, Vito Bencini e Vito Corelli e Randi, prodotto Fandango. Anche la foto se si vuole avvicinare. E allora adesso proseguiamo con il miglior capo elettricista. Invito sul palco per consegnare il premio l'attore Caspar Gabbaroni. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2021 Cinema, Giordano De Blasi. Siamo anche lanciati, io non l'ho visto. Nella sezione Fiction. Il premio va per il miglior capo elettricista, Giovanni Tancredi. Prego. E allora proseguiamo adesso per il miglior direttore di produzione. Invito sul palco il vicepresidente della pellicola d'oro, l'organizzatore Gianluca Leurini. Allora, foto di rito, Gianluca, prego, mettiti accanto così immortaliamo questo momento. Andiamo a scoprire adesso per la sezione Fiction. Enrico Cerabino, Romulus, grande produzione. Adesso c'è un riconoscimento speciale alla carriera. Io invito qui sul palco il direttore dell'archivio storico cinema e documentaristico dell'Istituto Luce Cinecittà, Enrico Bufalini. Prego. Una delle principali realtà questa del settore cinematografico, un istituto che conserva un secolo di memoria storica collettiva, un prezioso e vastissimo
patrimonio salvaguardato, valorizzato. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, digitalizzato per essere accessibile a tutti. Allora, voglio un po' citare il grande maestro Bernardo Bertolucci, no? Che affermava: ricorderemo il mondo attraverso il cinema. È un po' anche quello che, che fate voi, no? È un po' il vostro ruolo, mantenere appunto la memoria del nostro passato. Poi, tra l'altro, un ruolo anche fondamentale, perché oggi il web consuma, insomma, la memoria non riesce a coltivarla bene, sta un po' scomparendo anche dal web, perché è tutto molto veloce, esatto, si viene fruito tutto in maniera veramente estremamente veloce. Sì, nell'era in cui tutto passa in un attimo, perché tutto diventa improvvisamente vecchio, noi manteniamo la memoria, un grande archivio a disposizione delle grandi produzioni documentaristiche e cinematografiche, ma soprattutto una grande cinecittà che ospita le maestranze del cinema e della casa, del cinema e del nostro futuro e del lavoro soprattutto. Quindi ci riempie soprattutto di gioia tramandare questo archivio, ma anche la salvaguardia del nostro patrimonio cinematografico in tutte le nuove produzioni, per una industria quale quella cinematografica, che si basa sulle maestranze, su tutti i lavoratori che poi producono questi stupendi prodotti che abbiamo visto e che stiamo premiando stasera. Bene, bene. Allora, io adesso sto per invitare sul palco uno straordinario attore. Ecco, questo è il caso in cui si dice non ha bisogno di presentazioni, no? Facilita un po' il lavoro a chi conduce. Però ci piace accompagnare il suo arrivo con questa breve clip. Bellissimo ritrovarsi, si comincia a rirespirare, a incontrare amici, a rivedersi, bellissimo, ma vi invito, buonasera Leo, vi invito soprattutto ad una cosa che sento fare, però diciamo è come abitudine, tutte le persone che avete visto sfilare, il reparto, chiamiamolo tecnico, artigianale, che sta dietro al film, loro non si vedono mai nei film, in teatro. Sono persone che stanno dietro, lavorano, ecco, fanno poi questo tipo di lavoro, ne verranno ancora, però per cortesia, fatelo questo bel applauso a loro! Ecco. Lo meritano tutti, si lavora assieme a loro per 10-11 ore al giorno, quindi diventa famiglia, diventa importante, diventa una compagnia umana molto importante nel lavoro. E allora, Leo Rullo, no, ma a me fa piacere, io mi incanto a sentirti parlare, perché insomma hai sempre questa grande ricchezza, no? Questa grande umanità quando trasferisci anche i tuoi pensieri. Questa cosa si coglie anche nel tuo sito, che io ogni tanto vado a sbirciare, dove ci sono due sezioni, una dedicata all'uomo, che è quella che mi incuriosisce di più, Leo Gullotta, e poi quella dedicata all'artista. E sull'uomo Leo Gullotta tu scrivi una cosa molto, insomma, anche semplice, tutto sommato, ma oggi non è più così semplice. Vuoi far percepire la straordinaria normalità dell'essere un uomo, no? E questa è una parola che oggi ha un eco, insomma, importantissimo. Molto importante, credo che dopo la pandemia, perché è la normalità che abbiamo perso tutti, abbiamo visto che tutto quello che
è successo prima, dalla sanità pubblica alla scuola, all'università, alla ricerca, ecco, non ha funzionato nulla, lo abbiamo visto, ahimè, purtroppo. Quindi dopo la pandemia dobbiamo sicuramente pensare, guardare, riflettere con una visione diversa, con un'intenzione diversa. Non possiamo riprendere le stesse fila di prima, funzionavano poco o ambiguamente. Quindi tutti insieme dobbiamo cercare di andare oltre, ma per noi stessi, per umanità. Abbiamo visto tanta paura, tanto cinismo, tanta disumanità, non si capisce poi il perché di tutto questo, la follia probabilmente, la paura. Ecco, dobbiamo riprenderci la vita, dobbiamo riabbracciarci, dobbiamo saper riprenderci quella carezza a qualcuno che a qualcun altro purtroppo non ha avuto. Certo, grazie per queste parole. Senti, Leo, invece una curiosità, tu che hai interpretato tantissimi ruoli, no? Tutti in maniera veramente magistrale, straordinaria, cosa ti manca nel curriculum? Perché l'essere umano ha mille sfaccettature. L'attore, no? È sempre curioso. Certo. L'attore è tale perché interpreta ruoli lontani da sé. Io ne ho fatti tantissimi, ero un bambino e sono un uomo curioso, per fortuna, e quindi ogni volta è una scoperta. Mi interessa il progetto, non mi interessa protagonista, non protagonista, partecipare. Credo che con i registi con i quali ho lavorato, tanti, prima di ogni altra cosa è venuto il rapporto umano, che è la cosa più importante. E poi il lavoro, perché nel lavoro con il rapporto umano ci si capisce di più, ci si crea un pochettino di più. Con altri non ho avuto modo di incontrarmi, spero, nonostante i miei 75 anni, di incontrarmi, perché il lavoro mio è bellissimo, perché ammesso che uno arrivi fino a 105 anni, si impara sempre qualcosa, ed è questa la magia del nostro lavoro. Il mio e di tutto il reparto creativo, anche tecnico, che c'è nel mio lavoro, nel nostro lavoro. Bene, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Allora vogliamo consegnare il premio alla carriera. Leo Grulotta. Grazie a tutti e a tutti, buona vita! Grazie a Leo Grulotta. Grazie. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, e non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni sentimento, devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro ai tuoi occhi se mi vieni più vicino. Profumo e puoi cascarci dentro, che non ti vede mai nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Se almeno io non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato.
Del cinema e della TV italiani, Pellicola d'Oro 2021 per il miglior capo macchinista. Chiamo sul palco per consegnare i premi la dottoressa Paola Vacchina. Proprio con la SAS, con Enzo De Camillis, a cui abbiamo chiesto di diventare anche nostro direttore artistico. Noi siamo la più grande rete italiana di formazione professionale. Vorremmo anche in questo territorio dove siamo presenti proprio metterci a servizio di questo mondo interessantissimo, con le nostre competenze, con le nostre risorse, proprio per rafforzarlo e per contribuire a renderlo ancora più grande, proprio a partire dai mestieri del cinema. Il miglior capo macchinista, la Pellicola d'Oro 2021 Cinema, è Luigi Rocchetti per il film L'Isola delle Rose, prodotto da Orlando. Prego per il premio, la consegna. Il miglior capo macchinista, la Pellicola d'Oro 2021 Fiction, è Fabio Fumelli per la serie Romulus di Matteo Rovere. Allora, siamo a un altro premio, il premio speciale per l'attività artistica, e qui dobbiamo un po', insomma, dedicare un po' di tempo. Intanto chiamo sul palco l'assessore al personale del Comune di Roma, Antonio De Santis. Eccolo, scusi, perché da dove è arrivato l'assessore? Era già pronto. Piacere, prego, prego. Allora, intanto diciamo che il Comune di Roma è per la prima volta, no, presente a questo premio, quindi insomma ci fa molto piacere, e poi questa sera sancisce anche l'avvio di una collaborazione molto interessante. Ce la vuole raccontare? Sì, assolutamente. Buonasera a tutti innanzitutto, e dopodiché se posso... Quello che vuole, io sono straordinariamente sorpreso da una cosa che voglio sottolineare. Noi pubblico, io sono, diciamo, una delle tante persone che guarda un film, nulla di più, e raramente siamo in grado di comprendere quello che c'è dietro un film. Allora un evento del genere, che ci educa anche a capire quanta arte ci sia dietro un film, è veramente una cosa che il pubblico dovrebbe conoscere. Quindi un grande ringraziamento e apprezzamento a Enzo De Camillis, agli organizzatori. Veramente, portate avanti un lavoro straordinario, complimenti. E allora, dicevamo di questo progetto, no, che andrete a promuovere sempre insieme all'ideatore Enzo De Camillis. Sì, noi abbiamo avuto diversi incontri, perché abbiamo compreso, ma insieme ovviamente, che
Roma è uno scrigno all'interno del quale questi mestieri, queste arti sono uniche, quindi chi opera in questo settore ha un sapere, diciamo, che è da trasmettere ed è anche un qualcosa che è venuto fuori nelle interlocuzioni, insomma, con chi opera in questo settore. Per cui nostra intenzione, comunque l'auspicio, è quello di rafforzare la possibilità che questi saperi vengano trasmessi, coinvolgendo quindi tutte le istituzioni, in maniera tale che siano dei valori e delle competenze che peraltro sono invidiate in tutto il mondo, sono uniche, sì. E noi dobbiamo costruire delle università di queste competenze. Questo certo, è un po' il concetto. Abbiamo assolutamente un vero e proprio made in Italy, no? Anche in questo ambito da salvaguardare, proteggere, promuovere e sostenere. E allora, Assessore, io adesso mi prendo qualche minuto. Perché insomma, non è facile sintetizzare la vita, le esperienze lavorative dell'ospite che salirà sul palco a ritirare il premio. Un importante scenografo, crea e disegna le scene per il cinema, per il teatro lirico, la prosa, grandi opere, balletti di repertorio, dove spesso neppure anche la regia e i costumi, dando vita a superbe messe in scena, la Traviata, Tosca, Rigoletto, Guglielmo Tell, la Ida, anzi proprio la sua scenografia per Ida al Metropolitan Opera House di New York è stata molto acclamata, tanto da essere utilizzata ancora oggi dopo oltre 30 anni continuativi. Il suo debutto è nel 1971, creando la scenografia di Fratello Sole e Sorella Luna di Franco Zeffirelli, e da lì un susseguirsi di successi, riscontri, riconoscimenti, tra questi ultimi anche due Oscar inglesi del cinema, i BAFTA Awards per le sue ambientazioni scenografiche del film La Traviata con Placido Domingo e Teresa Strades, e poi ancora Camera con Vista con Helena Bonham Carter, insomma premio Oscar nel 1987 proprio per quest'ultimo film, ricevuto dopo ben 3 nomination. Insomma, una lunga e stimata carriera, e un grandissimo piacere invitare qui sul palcoscenico il maestro Gianni Quaranta. Buonasera, buonasera, prego. A tutti. E allora, maestro, una curiosità, aspetti che intanto le posiziono magari un pochino meglio il microfono. Ha dovuto realizzare uno spazio, una libreria per contenere, una stanza per contenere tutti questi premi, che sono tantissimi, ma è giusto anche mostrarli, perché sono dei riconoscimenti che devono essere ricordati. No, non proprio una stanza, cioè una piccola teca dove li tengo. Anche perché ultimamente mi continuano a dare premi alla carriera, per cui non li so più dove mettere. Allargherò questa teca. No, ma anche per noi scenografi in particolare, tutti gli artigiani che lavorano nel mondo dello spettacolo e in particolare nel mondo del cinema, senza di loro e se non ci capiamo tra di noi non possiamo arrivare ai risultati che arriviamo. Assolutamente, no, però ecco, ritornando al maestro Zeffirelli, no, volevo ricordare questo, che è nato come scenografo, no? Sì, ecco, com'era stato anche un po' lavorare, no? Perché no, lavorare con lui è stato molto... Però parlavate lo stesso linguaggio. Certo, dire era molto facile perché conosceva la professione, certo. Quindi non era difficoltoso come certi registi che magari non riescono a leggere un disegno, e quindi con lui era tutto molto facile, molto... Ecco, ed è una presenza che comunque le è in qualche modo sempre vicino, perché io so che in una stanza della sua abitazione ha fatto dipingere sul soffitto... Beh, sì. Non solo il maestro Zeffirelli, no. Ma anche altre figure care a lei, ho, no? Ho avuto la follia di farle la dipingere. Ispirano. No, ma è una cosa molto semplice, perché ci tenevo a avere sulla mia testa le persone più importanti della mia vita. E quindi come potevo farle? Dipingere sulla mia soffitto del soggiorno. Quindi ho la mia moglie qui presente, la mia figlia e i tre grandi personaggi che mi hanno... dato visibilità nel mondo del cinema, che sono ovviamente mio maestro Lorenzo Mongiardino, dal quale ho appreso la professione, ed è il motivo per cui ho fatto questa professione, perché quando io andai a vedere la Visbetica Domata e Giulietta Romeo di Zeffirelli con la scenografia di Lorenzo Mongiardino,
io ho capito di avere l'affinità con questi personaggi e quindi ho intrapreso bene questa professione. Te lo possiamo dire? Dopodiché, Franco Zeffirelli ovviamente, sì, che mi ha dato la notorietà nel mondo americano in particolare, perché era uno di due registi conosciuti in America, oltre a Fellini era conosciuto Zeffirelli, gli altri non erano conosciuti in America, certo. Per cui gli scenografi, e è la dimostrazione, Dante Ferretti e io abbiamo lavorato poi con registi americani. Bene. E per ultimo, non per ultimo perché non ho problema, ma la persona che mi ha dato l'opportunità, che dopo tre volte che avevo avuto queste nomination per ricevere un Oscar, James Ivory, il quale gli devo molto proprio perché ha pensato a me nella realizzazione del film Cameron. E allora premiamo il maestro Gianni 40, prego. E andiamo al miglior operatore di macchina 2021. E chiamo qui sul palcoscenico per consegnare il premio il direttore della fotografia Blasco Giurato. Pronti, perché questo è un premio, no, vi dico, è un premio importantissimo. Emiliano Intoppa. Facciamo una foto. Allora, apriamo la busta per la sezione fiction. Luigi Andrei. La vita premiale. È vero, è vero. Facciamo una foto.
attrezzista di scena. Chiamiamo sul palcoscenico il produttore Sergio Giussani, Ocean Production. Allora, miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2021 cinema va a Ugo Giovannini proprio per il film Permette Alberto Sordi. Allora prego, consegniamolo a Ugo Giovannini. Apriamo la busta per la sezione fiction. Prego, Katiuscia, grazie. Allora, miglior attrezzista di scena, pellicola d'oro 2021, per la fiction va a Michael Ciracchini, per la serie Romulus. Consegniamo il premio. Facciamo anche una foto. Grande vecchio! Proseguiamo adesso con la miglior sartoria cine teatrale, Cinema 2021, e invito sul palcoscenico il docente di economia delle imprese cinematografiche e audiovisive presso il DAMS Roma 3 e il membro della commissione cinema del Ministero della Cultura, il dottor Gian Domenico Celata. Miglior sartoria cine teatrale cinema, la pellicola d'oro 2021 cinema, Rancati, per il film Tutti per uno, uno per tutti, prodotto da Indiana Prodassi. Prego, fermi solo un attimo per la foto. Per il miglior trucco e parrucca di scena, prego. Miglior truccatore, la pellicola d'oro 2021 fiction, Diego Prestopino, per la serie La Luna è Nera, prodotto da Fandango. Eccolo, te lo consegniamo. E allora, adesso andiamo a un premio speciale all'attività artistica. Non so se è presente l'onorevole Lorenza Frucci, sì, assessore alla crescita culturale del Comune di Roma. Eccoci, eccoci. Mi dispiace, ma da qua su, tra l'altro in prima fila, me ne sono solo resa conto quando si è alzata, ma da qui non vediamo assolutamente nulla. Benvenuta, benvenuta. Certo, assolutamente, assolutamente. Allora, ripeto, è un piacere avere il Comune di Roma con alcuni suoi rappresentanti questa sera. Allora, come procede questo impegno verso la crescita culturale della città di Roma? Buonasera a tutte e a tutti, porto i saluti della sindaca Virginia Raggi, siamo orgogliosi ed entusiasti questa sera di ospitare questo importante premio in questo luogo dedicato al cinema, sì. Quindi quale migliore casa per ospitare questo premio. Come assessorato stiamo lavorando moltissimo per far ripartire le attività culturali, l'offerta culturale in città. Siamo nel pieno dell'estate romana, siamo molto orgogliosi, abbiamo ben 65 operatori culturali che in città stanno producendo eventi, quindi musica, concerti, teatro, performance, mostre. Sono i vincitori del bando dell'estate romana, ma abbiamo prodotto altri bandi, continuiamo a inaugurare, anche oggi eravamo a Piazza Vittorio dove ripartiranno le notti del cinema, quindi in piazza torneremo ad ospitare il cinema, quindi siamo assolutamente in tema e ci sarà un'onda lunga per l'estate romana che arriverà insomma fino a ottobre, per cui grande impegno, grande soddisfazione. Certo, speriamo di vivere. Assolutamente scontato, non solo gli operatori culturali ma anche tutte le istituzioni capitoline, compresa la Casa del Cinema, sono state pronte a riorganizzarsi, ecco, per garantire l'offerta, certo, culturale. La città, certo, è viva. Bene, speriamo di vivere anche tutto questo in sicurezza e serenità, giustamente. E allora, il premio speciale che lei consegnerà all'attività artistica va a due nomi illustri del nostro cinema, autori, doppiatori, attori, sceneggiatori e registi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Però sera a tutti. Eccoci. Non so se fate qualcos'altro. So che questa è la musica di Ennio Morricone tratta dal, certo, canone in verso, quindi un saluto lo manderei al grande maestro Morricone, perché
ci manca tanto. È vero. E poi, no, poi sono molto emozionato di essere qui sul però manca Simone. Ecco, che è successo? È successo che non è potuta proprio venire, se no non mi avrebbe mai lasciato da solo, questo è poco ma sicuro. Va bene, no, allora... Non è proprio potuto, anzi, saluto tutto il pubblico, io sono fiero, orgoglioso di essere qui. Io ho passato metà della mia vita, è stata accompagnata da una presenza sia... in scena che fuori scena, molto importante, che è stato mio padre. Sì. E l'altra metà è stata con Simona, a cui devo tantissimo, perché abbiamo fatto quelle decine ormai di film insieme. Certo. E quindi, anche l'ultimo e quindi lavoro, sì. No? Sì, ha riscosso un notevole successo, la miniserie TV Svegliati amore mio, certo, con Sabrina Ferilli, veramente grande successo. Lavoriamo insieme, il dibattito, il confronto è sempre stata la nostra... Sempre arma vincente, diciamo, anche perché che sono 36 anni giusto? È 36 anni. Oscar Wilde diceva che il matrimonio è una croce che va portata in tre, ecco, io non avendo un amante, non avendo diciamo che il terzo incomodo, anzi il terzo comodissimo, è il nostro lavoro, generato tanti lavori insieme. Benissimo, allora un premio, ecco, alla carriera, all'attività artistica che viene consegnato dall'onorevole Lorenza Frucci, a Ricky Cognazzi e a Simona Izzo. Bene, complimenti. Consegnerò a Simona, no, stavo prima... Sì! È una particolare emozione perché appunto ho detto che metà della mia vita è stata accompagnata da mio padre, l'altra metà da Simona, ma in mezzo c'è stata una persona particolarmente importante per me. Perché mi ha letteralmente tenuto a battesimo, e che è il Ettore Scola, e questo teatro è intitolato a lui, e quindi è con emozione particolare che saluto anche Ettore. Bene. E lo ringrazio. E poi, scusa, un'ultimissima cosa. Quanto vuoi. Allora, questo premio è importantissimo, è veramente importante, perché il cinema è un'arte musiva, è un'arte del mosaico, e tutti insieme, ognuno porta un pezzo di questo mosaico e ognuno è responsabile dell'opera di un film che poi alla fine magari è un film di Ricky Tognazzi. Non è vero, non vi fidate, è un film di tutti quanti noi, sempre, comunque, e quindi questo è un premio che dà visibilità a tutti quelli che lavorano nel cinema, e quindi lo dedico a voi questo premio, e non solo lo dedico a voi. Insomma, poi volevo esprimere tutto il mio sdegno per il fatto che quando va in onda un film in televisione, alla RAI, a Mediaset, vengono oscurati i titoli di coda. Questa è una vergogna assoluta. Quindi spero che qualcuno mi senta. Questa è una vergogna. Perché finché uno sparisce dietro un autore, perlomeno l'autore rimane lusingato, ma sparire, scomparire totalmente dai credits è veramente un'infamia. Grazie. Grazie, siamo alla migliore attrice 2021 votata dalla troupe. Chiamiamo Verdiana Bixio, produttrice della Publispay e consigliere APA. Che succede? Come interpretiamo questa sua espressione? Che purtroppo non è presente per il film Lacci. E allora andiamo invece a scoprire adesso la sezione fiction. Prego. Matilde Gioli. Io non so se... Ecco, facciamo una foto. E allora andiamo adesso a premiare miglior sarta di scena 2021. Miglior sarta di scena. Sì. La pellicola d'oro 2021, Maura Casaburi, L'isola delle rose. E allora, adesso apriamo la busta invece per la sezione fiction. Per la sezione fiction, una mia amica di famiglia, Melissa Anzellotti. Non so, se non c'ero, quindi non lo sapevo, ecco. E allora andiamo al miglior attore votato dalla troupe 2021, chiamiamo il produttore della Groenlandia, Ascent Film, in rappresentanza della sezione produttori Anica, Andrea Paris.
Allora, il miglior attore votato dalla troupe, Pellicola d'Oro 2021 Cinema, Elio Germano per il film Volevo nascondermi. Elio Germano, che non è presente, però so che ci ha inviato un video di saluti, giusto? Buonasera e grazie, grazie alla giuria della Pellicola d'Oro per questo premio che dedico sicuramente ad Antonio Ligabue, ma condivido, come giusto fare con ogni premio, per ogni migliore interpretazione, con tutta la troupe, perché insomma in generale su tutti i film, ma forse su questo ancora di più, il lavoro dell'attore è sempre fortemente legato al lavoro di tutti gli artigiani del cinema. Questo è un enorme privilegio perché è uno dei pochi lavori ancora rimasti un lavoro collettivo, insomma, veramente che si fa insieme, si scivola nel lavoro degli altri, tante volte uno nell'altro, ciascuno legato alla propria professionalità. Per cui qualsiasi premio è un premio che poi si sente, uno si sente di condividere, perché appunto in questo caso io a maggior ragione, la mia interpretazione è frutto anche visivamente del lavoro dell'acconciatore, del trucco, del prostetico, del costume. Il film è illuminato in una maniera meravigliosa, il reparto appunto tutto fotografia, quindi tutti gli operatori, il reparto audio appunto, sono reparti che hanno contribuito fattivamente alla riuscita anche di questo personaggio. E soprattutto insomma la grandissima direzione d'orchestra di Giorgio Diritti, che ci ha guidati tutti in questa avventura anche a tratti faticosa, difficile, con situazioni climatiche anche estreme, ma forse questo ci ha legato ancora di più. Per cui grazie Giorgio ancora per questo splendido viaggio, per questa avventura, e grazie a tutti. Consegniamo anche subito la busta per quanto riguarda la sezione fiction. Allora, miglior attore votato dalla troupe al Pellicola d'Oro, Pellicola d'Oro 2021 Fiction, Alessandro Gassman per la serie Io ti cercherò. E purtroppo anche Alessandro. Grazie a voi della Pellicola d'Oro per questo importante riconoscimento, sono molto contento di questo. Io ti cercherò è una serie che ho fortemente voluto fare, diretta da Gianluca Tavarelli con compagni di viaggio meravigliosi a partire da Maya Sansa, Andrea Sartoretti, insomma tutti quelli che hanno partecipato, perché è stato insomma non soltanto un grande successo di numeri, ma è stato un tentativo riuscito di portare anche sui canali generalisti come appunto Rai 1 una serie che avesse invece caratteristiche e pregi anche delle serie che vediamo sulle grandi piattaforme, anche internazionali. Questo prova che si può spingere ancora di più anche per i canali in chiaro e anche per la RAI su tematiche, temi, forme cinematografiche che siano diverse da quelle solitamente proposte. Quindi veramente grazie, perché per me è un premio importante e spero la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, di poter essere lì con voi. Grazie di cuore, buonasera a tutti. Grazie. Complimenti ad Alessandro Gassman. A questo punto, no, visto che Io ti cercherò, un film prodotto da Publisphere e Fiction, non lo ritira lei il premio, lo consegna, però no, aspetti, stia sempre qui con me, che avrei la produttrice, eccola, Verdiana Bixio. No, non facciamo la seconda. Chi si occupa del tema sicurezza del set, in particolar modo in questo periodo sappiamo bene insomma l'impegno costante di controllo dei set per poter lavorare tranquillamente, per salvaguardare e proteggere la salute di tutti coloro che sono impegnati nella realizzazione di un progetto. E per il premio speciale della sicurezza dei set chiamo sul palco una persona straordinaria. Io ho avuto l'immenso piacere di essere vestita da lei in vari programmi televisivi, è una bellissima persona con un grande spessore umano, mi fa veramente immenso piacere ritrovarla qui questa sera. Graziella Pera! Grazie sempre per la sicurezza sul set. Certo. Allora, miglior maestro d'armi, Stuntman 2021, chiamiamo sul palco il regista sceneggiatore Giovanni Veronesi.
miglior storyboard artist, pellicola d'oro 2021, Cristiano Donzelli per l'Isola delle Rose. Premio consegnato da Giovanni Veronesi. Allora, abbiamo anche la seconda busta, miglior maestro d'armi. Perché il miglior maestro d'armi e stuntman della pellicola d'oro 2021 cinema è Marco Stefanelli. Capocostruttore 2021, chiamo sul palco l'attrice e scrittrice Maria Rosario Maggio. Miglior capocostruttore, la pellicola d'oro 2021 cinema, Tiziano Nardoni. Andiamo, avviciniamoci anche, ecco.
E allora, adesso invece andiamo per la sezione fiction. Miglior capo costruttore la pellicola d'oro 2021 fiction, Tiziano Nardoni, ritorna! Eccoci! Siamo veramente arrivati adesso alla conclusione, siamo il miglior creatore di effetti sonori, un artigiano, un artista, lui è l'orafo che ha realizzato i nostri premi, quindi lo invitiamo sul palco, Ciro Del Ferraro. Miglior creatore di effetti sonori, la pellicola d'oro 2021 cinema, Massimiliano Prezioso. Allora, consegniamo il premio. Allora, apriamo l'altra busta per la sezione fiction, parliamo del miglior fonico di presa diretta. Miglior fonico di presa diretta alla pellicola d'oro 2021 fiction, Gaetano Carrito. Mi mancherai se te ne vai. Mi mancherà la tua serenità, le tue parole come canzoni al vento, l'amore che ora porti via. Mi mancherai se te ne vai. Ora e per sempre non so come vivere. E l'allegria, amica mia, va via con te. Grazie, buonanotte, grazie. E allora vieni qui sul palco, Enzo, chiamiamo il direttore artistico e l'ideatore del premio, per un saluto. Come stai intanto? È andata? Sei più rilassato adesso?
Lei mi prende in giro, perché sono nervoso. Sì, ebbene sì, domani mattina sarò sicuramente meglio. Okay. Comunque, grazie. Volevo ringraziare chiaramente tu, Sabina, che ci hai aiutato molto, Cariuscia, Pamela, D'Amico, che non vedo, ma che comunque la ringrazio insieme al maestro Luca Proietti, e volevo ringraziare chiaramente i nostri editori di coda, perché se no andiamo fuori tema. Quindi, a parte il ringraziamento alla RAI, a RAI Fiction, al partenariato, alla Casa del Cinema che ci ospita, alla FITEL, alla Panlight e tutte quelle altre enti che ci seguono, ma insomma i nomi che voglio ringraziare sono i nostri tecnici, quindi amato Mastro Girolamo, che è il nostro operatore, insieme a Emiliano Portone, luce e fonia di Antonio D'Onofrio, il nostro fotografo Maurizio Riccardi, grazie Maurizio che ci segue sempre, il nostro ufficio stampa Francesco Fusco, la nostra collaboratrice di quest'anno Giuditta Pepe. Grazie alla troupe e vi aspetto Sfaltrano. A presto. Enzo, complimenti, scusami che ho abbandonato, complimenti, straordinario veramente il lavoro e soprattutto questa grande passione che ci metti nel tuo lavoro. Aspetta, non ti voglio far andare via così. Questo grande passione e entusiasmo, veramente. Tutti noi che facciamo questo lavoro, se c'hai passione questo lavoro lo fai, se no non puoi farlo. Quindi o lo ami o lo lasci. Grazie. E allora siamo arrivati alla conclusione, devo dire che è stato, ripeto, insomma, veramente emozionante stare qui su questo palcoscenico, stare con tutti voi, però